Che è successo? Fammi capire! Che è successo, Dondino? Ho girato tutto il paese, tutti i dottori si sono messi a ridere. Perché? Mi sento un telefono. Vabbè, che si No! pensa a ridere pure lei. Non ho mai sentito uno che dice mi sento un telefono. Che significa? Cioè, quello è lo stress, tutto parte dal cervello. Vai a casa, ti riposi, fai una preghiera e domani ti sentirai un'altra persona. Se poi hai gli stessi sintomi, mi fai uno squillo. Stava messa, vado, ciao. Addolorata! Madonna, non ti avevo visto. Qua sei tu. Dimmi. Addolorata, hai ricevuto la mia foto? Come non l'ho ricevuto, Madonna Santa? Semplicemente me, senza filtri. Metticeli i filtri. Ce li abbiamo, usiamoli. Si poteva guardare, qua mi sono pigliato uno scandalo, che non ti dico. Mamma mia. Peppino! Vieni qua, vieni, vieni. Sto venendo. Peppi, che c'è, Dondi? Ma che c'è? Non è normale, non è normale. Ognuno c'ha i suoi compiti, questa parrocchia o no? Sì. E che qual è il mio compito? Qual è? A far la messa? La faccio la grande, diciamo. Anche tre al giorno, voglio dire, non è che la fanno tutti. E il tuo ruolo qual è? Qual è? In qualità di sacrestano, qual è il tuo compito? Qual è il problema, Dondino? Cioè, allora, il campanile non funziona. È una settimana. Allora, lo so, devo chiamare l'orologiaio, me la vedo io. Ci stiamo. Cioè, lo diciamo e non andiamo a farlo. E poi gli orari della catechesi. Bisogna cambiare da un mese, stanno sempre quelli solo, dai. Sì, sto finendo di scrivere gli annunci, li devo mettere in bacheca, me la vedo io. Oh. Vabbè, e poi, Peppi, c'è la cosa più importante. Finisce il matrimonio, tutto il riso a terra. Guarda che ieri veramente i bambini possono pure cadere. Ieri non si capiva niente qua a terra. Dondi, sta tranquillo che l'ho levato tutto io, me la so vista io. Vabbè, vabbè. Ehi, che mangiamo stasera? Risotto. Sciacquolo bene però. Tranquillo, non ti preoccupare. Vabbè, ciao. Basta! Io voglio uscire di qui! Voglio parlare con il mio avvocato! Sto qui! Ehi, che c'è? Allora voglio parlare con il giudice! Eccomi! Ma cos'è tutto questo casino? Chi sei? Chi sei? Come chi sono? Sono il ministro che ha organizzato l'appalto! Ministro! Devo parlare! Ma buono! E io! E voglio aspettare ieri, vengo, non sei venuto alla cena. Che cosa vengo, che cena devo venire? Tu dici che venivi alla cena. Ma per favore, dai, non vedi il mio volto, dici che mi conosci, vedi come sto. Sei bruttino, questo si sa, voglio bruttino. Dire. Sto triste, è un periodo di quei brutti. E che è successo? Che è successo? È successo che è morto il primario dell'ospedale. Non lo conosco. Persona eccelsa, persona veramente stimata. È morto, è morto. Il notaio, l'amico mio, quello che veniva al Circolo Unione. Beh. È morto, persona stimata in tutta la città. Il costruttore? Se n'è asciuto, più che ha fatto la zona industriale. Beh. Ehi, persona col cervello, eh? È morto. E che ti devo dire? Che ti devi dire, amico mio? Che mi devi dire? Che alla fine... Così, se ne vanno tutti. No, anche alla fine se ne vanno sempre i più grandi, non tutti. Se ne vanno sempre i più grandi. Per fortuna che non so fare un cazzo io. Onesto, cioè mi conosco. Niente, Uno, due, seconda. C'è poco da fare, amico mio. Alla fine se ne vanno sempre i... Se ne vanno sempre i, va bene. Ma scusa, no, se ne vanno i più grandi. I più grandi, e chi te vede?